A Trapani questa mattina si è tenuta un'iniziativa all'Hotel Crystal a cui hanno partecipato i vertici dei tre sindacati confederali che hanno chiesto di rilanciare la piattaforma unitaria con la quale si chiede al governo nazionale di cambiare le pensioni e dare lavoro ai giovani, tutelare le pensioni in essere e rafforzare la previdenza complementare. Tra le questioni sollevate anche quelle che riguardano le future pensioni per i giovani, per i lavoratori precari e discontinui, l'accesso flessibile al pensionamento, il riconoscimento del lavoro di cura e la diversità dei lavori. Il tema centrale sul quale organizziamo la mobilitazione è quello della flessibilità, perché non tutti i lavori sono uguali e la legge Fornero, al di là delle gravi difficoltà che ha determinato che ha innalzato il limite di età, dimostra anche di essere una legge debole dal punto di vista equo rispetto alle pensioni per tutti i lavoratori. Al tema delle pensioni però oggi vogliamo collegare soprattutto il tema del lavoro, perché comunque flessibilità in uscita significa fare spazio, creare un turnover, creare condizioni per i giovani e ai giovani noi dobbiamo riferire il nostro intervento soprattutto in questa terra che rischia di essere desertificata. È l'inizio di un percorso di mobilitazione che oggi guarda al prossimo appuntamento del Consiglio dei Ministri, sperando che vogliano attenzionare la questione, ma continua anche sul livello regionale. Stiamo prevedendo un'iniziativa regionale per il 7 maggio, alla quale parteciperà tutta la Sicilia, anche e soprattutto per le tante criticità che esistono sul territorio regionale.